Nei giorni della sua ultima Pasqua troviamo dunque Gesù pienamente immerso nella preghiera. Egli prega in maniera drammatica nell'orto di Getsemani, abbiamo sentito, assalito da un'angoscia mortale. Eppure Gesù, proprio in quel momento, si rivolge a Dio chiamandolo Abba, papà. Questa parola aramaica, che era la lingua di Gesù, esprime intimità, esprime fiducia. Proprio mentre sente le tenebre addensarsi intorno a sé, Gesù le attraversa con quella piccola parola, Abba, papà. Gesù prega anche sulla croce, oscuramente avvolto dal silenzio di Dio. Eppure sulle sue labbra affiora ancora una volta la parola Padre. È la preghiera più ardita, perché sulla croce Gesù è l'intercessore assoluto. Prega per gli altri, prega per tutti, anche per coloro che lo condannano, senza che nessuno, tranne un povero malfattore, si schieri dalla sua parte. Tutti erano contro di lui o indifferenti, soltanto quel malfattore riconosce il potere. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel pieno del dramma, nel dolore atroce dell'anima e del corpo, Gesù prega con le parole dei Salmi, con i poveri del mondo, specialmente con quelli dimenticati da tutti, pronuncio le parole tragiche del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui sentiva l'abbandono e pregava. Sulla croce si compie il dono del Padre, che offre amore, cioè si compie la nostra salvezza. E anche una volta lo chiama Dio mio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Cioè, tutto è preghiera nelle 3 ore della croce. Gesù dunque prega nelle ore decisive della passione e della morte. E con la risurrezione il Padre esaudirà la preghiera. La preghiera di Gesù è intensa. La preghiera di Gesù è unica e anche diviene il modello della nostra preghiera. Gesù ha pregato per tutti, anche ha pregato per me, per ognuno di voi. Ognuno di noi può dire Gesù sulla croce ha pregato per me, ha pregato. Gesù può dirci a ognuno di noi ho pregato per te nell'ultima cena e sul legno della croce. Anche nella più dolorosa delle nostre sofferenze non siamo mai soli. La preghiera di Gesù è con noi. E adesso Padre, qui che siamo ascoltando questo, Gesù prega per noi? Sì, continua a pregare, perché la sua parola ci aiuta ad andare avanti, perché possiamo tollerare il sole pure, no? Ma pregare, lui prega per noi. E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. E questa è l'ultima catechesi di questo ciclo sulla preghiera. E ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che per così dire siamo stati pregati, siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Gesù prega per me. Ognuno di noi può mettere questo nel cuore, non dimenticarlo, anche nei momenti più brutti. Siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Siamo stati voluti in Cristo Gesù e
e anche nell'ora della passione, morte e resurrezione, tutto è stato offerto per noi. E allora con la preghiera e con la vita non ci resta che avere coraggio, speranza, e con questo coraggio, speranza, sentire forte la preghiera di Gesù e andare avanti. Che la nostra vita sia un dare gloria a Dio nella consapevolezza che Lui prega per me al Padre, che Gesù prega per me. Grazie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.